Oggi andiamo a fare un contorno bello arricchito, perché facciamo dei cestini di sfoglia con le lenticchie dentro. Da cosa partiamo? Lenticchie già pronte, io queste le ho già cotte e sono anche raffreddate. Se non le volete cuocere voi, anche se ci vuole poco, le potete acquistare. Le vado a scolare il più possibile, le vado a salare un pochino. Sfoglia già pronta. Utilizzerò questi stampini e quindi mi vado a fare la forma così. Il bordo è eccessivamente piccolo, quindi vado a prendere un tagliapasta in modo tale da avere un bordo un pochino più ampio. Così va benissimo. E quindi procedo anche per gli altri. Con i rebbi di una forchetta vado a forare leggermente il fondo. Ora vado a affettare un po' di pancetta, in questo caso è della pancetta affumicata, però potete mettere anche della pancetta normale. E vado a mettere mezza fetta così, che esca un pochino. E ora vado a mettere le lenticchie, cercando naturalmente di non portarmi dietro il liquido. Se volete potete fare anche questo lavoro qui, quello di mettere, e non è obbligatorio questa cosa qui, però un altro pezzettino di pancetta sopra, che diventerà molto croccante ovviamente. Ora andiamo in forno. Ho messo il forno a 200 gradi ventilato. Tempi di cottura 10-15 minuti. Deve essere cotta semplicemente la pasta sfoglia, tanto la vediamo che è cotta, è diventata bella croccante la pancetta, poi sono pronti. Andiamo in forno. ...13 minuti di cottura, questo è il tempo che ci è voluto. La potevo lasciare un paio di minuti di più per avere una colorazione maggiore, ma onestamente non serve. E questo è il risultato. È da qualche minuto che sono fuori dal forno e riesco a manipolarli. Vedete, vengono poi anche facilmente fuori. Avete visto, non ho né imburrato né messo carta forno, perché comunque la pasta sfoglia è grassa, quindi problemi non li dà. Mettiamo su un vassoietto. Avete visto, è di una semplicità estrema. E questi qui possono essere veramente un contorno in una cena importante, che ne so, un capodanno, ma anche durante l'anno, perché poi le lenticchie veramente non è che nascono a Natale, le lenticchie ci sono tutto l'anno. E questa qui è facilissima e anche buona, ma ora ve lo dico. Fantastica. Poi la pancetta croccante è proprio buono. E vi dirò che in realtà questo qui si potrebbe utilizzare anche come piccolo antipasto. Buon appetito!